Un aggiornamento sulla situazione dei contagi da coronavirus in provincia di Belluno. Si segnala il decesso avvenuto tra sabato e domenica di un paziente Covid di 83 anni ricoverato a Feltre. Il numero delle vittime sale dunque a 7, con 254 positivi al virus e 58 pazienti ricoverati, 43 a Belluno, 9 a Feltre e 6 ad Agordo. Complessivamente i tamponi positivi in Veneto si attestano intorno alle 5.500 unità. A Valle di Cadore il medico di base Antonio Bovalo è stato trovato positivo, i contatti avuti dal dottore sono stati ricostruiti e l'autorità competente ha provveduto a rintracciare tutte le persone interessate. A livello regionale, il governatore Luca Zaia ha annunciato di voler partire con la sperimentazione del farmaco Avigan, un antinfluenzale che, se somministrato ai primi sintomi, avrebbe la capacità di fermare il coronavirus. L'AIFA deve darci l'autorizzazione, ha commentato Zaia. In Veneto stiamo già sperimentando 6 protocolli diversi. In collaborazione con l'Università di Padova è stato inoltre varato un maxi piano antivirus. Si punta a intensificare la campagna di tamponi in atto e a individuare i soggetti positivi con sintomi lievi o asintomatici per consentire l'allargamento dell'isolamento domiciliare fiduciario attorno al contagiato. Si tratta di trovare e isolare i trasmissori inconsapevoli, ha chiarito il professor Andrea Crisanti, ideatore scientifico del piano. Più casi positivi troviamo, meno persone si ammaleranno. Coinvolta anche la Croce Rossa, che sta allestendo 15 squadre che cominceranno l'attività di screening da Padova, allargandosi progressivamente a tutto il Veneto. Il successo di questa iniziativa lo dovremo misurare con l'aumento del numero dei casi positivi che andiamo a scovare e allo stesso tempo più casi positivi scoviamo, meno persone si ammalano, meno persone vanno nell'ospedale, meno persone vanno in terapia intensiva. Quindi quello che noi dobbiamo vedere è un aumento dei casi e una diminuzione delle persone in ospedale.